Benvenuti amici nella 40ª escursione dei camminatori lenti e contenti. Oggi, 20 novembre, abbiamo voluto andare sul sicuro. Niente di più certo che la Val di Stabio, da Campolaro, in Val Camonica. Vogliamo raggiungere il passo Sabbione di Croce a 2187 metri. Sul sentiero che porta anche al Monte Alta Guardia, questo per chi conosce il posto. Non siamo mai stati così tanti, oggi siamo in 28. E venendo su da Bienno per la strada del Croce Domini, la nebbia copriva ogni cosa. Anche qui a Campolaro c'era, come avete visto, ma poco dopo, per incanto, la nebbia si è dissolta sotto la spinta di un vento forte e freddo che, passando sotto i primi larici, occorreva proteggere la bocca. Una miriade di aghi ambrati volavano nell'aria e si potevano respirare. Il sentiero a mezza costa, con bei panorami che si spingevano fin sulle orobie, incontra giusto la strada forestale da Astrio per la Val di Stabio, fatta come servizio per le due malghe presenti in questa località. Mano a mano che ci inoltriamo nella valle, il vento aumenta di intensità. Procediamo sparsi e in gruppo. Ma finiti nel cono d'ombra che le sovrastanti vette proiettano sulla valle, ognuno si sente libero di aumentare il passo verso la luce solare che illumina la malga Stabio Alto a più di mezz'ora di distanza. Quindi ognuno per sé. La mulattiera lastricata con grosse pietre è diventata scivolosa. Una leggerissima velatura di neve ne ha fatto una lastra di ghiaccio che i più camminano sopra i pascoli. E giunti alla malga, riparati dal vento sotto una rustica tettoia,
ci rifocilliamo, decisi a tornare indietro perché i 200 metri di dislivello per il passo Sabbione sarebbero una tortura. Roberta e Lisa, come ricordo, lasciano due sassi colorati e dopo la foto ricordo si ritorna indietro, camminando sui pascoli dove possibile, perché la mulattiera in discesa è ancora più scivolosa. Qui alla Malga, stabio di sotto, pranzo al sacco, sotto il porticato e riparati dal vento. Poi velocemente raggiungiamo il versante assolato della Valle di Campolaro. La ricostituzione della famiglia, perché lui avrà i suoi genitori. Allora, quest'anno di solito quelle mantovane, quelle tonde. Tonde? Sì, ritrovando tra i lariceti, come ha scritto Claudio nella relazione finale, la splendida, limpida luce pomeridiana del sole che a Campolaro siamo giunti con le mani calde.
Anch'io ho avuto il tempo di un saluto per voi, cari amici. In questa splendida cornice di larici. Passando da Bienno sulla via del ritorno, vi sostiamo. E ci fermiamo in una pasticceria che fu la casa torre di Silvia nella sua infanzia e giovinezza. Concludendo la giornata escursionistica nelle vie del paese e con una ultima foto. Grazie e alla prossima escursione.